Ciao a tutti da Francesco Guidotti ed eccoci pronti per la nuova puntata di Giornalisti al Microfono. Oggi siamo con la puntata numero 31 e andiamo alla scoperta di audiodocumentari e di come farli, come produrli partendo dal basso e dalle persone che ci stanno vicino e che magari conservano e hanno delle informazioni o comunque delle storie molto interessanti da parlarci. Perché sì, oggi con la 31esima intervista del podcast andiamo a intervistare Marzia Coronati, che da quasi 15 anni lavora per la radio e non soltanto. Infatti ha fatto parte di Amisnet, un progetto appunto di produzione radiofonica dal basso, così come è socia anche di Audiodoc, che è un'associazione italiana di audiodocumentaristi. È collaboratrice per Radio Rai 3, Radio Svizzera Italiana, e anche cofondatrice di In Altre Parole, un'altra associazione di insegnanti di italiano per stranieri, che ha avuto come obiettivo principale la diffusione dell'apprendimento della lingua attraverso l'utilizzo della radio e del registratore. Quindi insomma una professionista dell'audio, della radio, che come vedremo sono comunque dei prodotti differenti dal podcast, lavorati e concepiti diversamente. Quindi sarà molto interessante anche capire come li produce, come li fa, e anche accorgersi che ovviamente hanno un costo e una produzione diversa da documentari che sono realizzati attraverso il video, e quindi ecco, potrebbero essere interessanti anche per persone come te che magari stai ascoltando e che ti potrebbe interessare metterti al lavoro di un progetto giornalistico del genere. Benissimo, prima di andare al punto dell'intervista, oggi ho un po' ribaltato l'andamento della scaletta perché mi interessa magari cercare subito di fissare di cosa andiamo a parlare, perché comunque se ti piace, se ti interessa il podcast Giornalisti al Microfono, che ogni settimana ti porta un giornalista, un professionista della comunicazione qui su queste frequenze, e con l'obiettivo di aiutarti a capire come lavorare oggi nel giornalismo, come sta cambiando il mondo dell'informazione imparando da migliori. Ecco, se ti piace tutto questo puoi andare a trovarci sul nostro canale Telegram, telegram.me/giornalistialmicrofono, dove c'è un'intera community, dove adesso siamo addirittura in 105, quindi grazie mille alle persone che ci seguono. Lì ci sono contenuti e commenti su giornalismo di attualità, anticipazioni degli ospiti e molto altro. Se poi ti interessa far parte a tutto tondo del podcast, è anche possibile farlo attraverso Patreon, la piattaforma in cui puoi partecipare e finanziare il podcast. Anzi, grazie mille come sempre ai già finanziatori come Michele e Alex. Bene, ecco, non perdiamo altro tempo e diciamoci subito all'ascolto dell'intervista a Marzia Coronati. Ciao a Marzia Coronati, benvenuta al podcast Giornalisti al Microfono. Grazie a voi per aver pensato a me, per avermi invitato alla vostra trasmissione. Ecco, partiamo subito da un po' dai principi della tua passione, un po' del tuo lavoro, che è poi l'audio documentario e il podcast radiofonici, le puntate radiofoniche. Comunque è una passione che, come detto, parte da lontano. È molto interessante e divertente vedere anche un po' la descrizione che fai di te da bambina, quando avevi una vicina, anzi una persona al di sopra sopra il tuo soffitto, insomma del piano superiore, che aveva la televisione accesa a un volume altissimo, e quindi ti toccava, prima di addormentarti, ascoltare voci di film, di quiz, di puntate della televisione, e da lì forse ecco è nata un po' la tua passione, come raccontavi, dell'audio documentario. Sì, un po' è andata così, nel senso, io mi sono ritrovata, ho fatto liceo classico, poi ho fatto scienze politiche all'università per non sapere proprio cosa fare, e poi niente, sono partita in Erasmus in Portogallo a 21 anni, una cosa del genere, e quando sono tornata ho cominciato a pensare che mi sarebbe piaciuto molto lavorare nel campo del giornalismo, ma soprattutto nel campo della radio. Non so, ho cercato di capire perché avessi questa idea, perché a casa mia nessuno ascoltava particolarmente la radio, e quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente è che forse effettivamente in realtà io la radio la ascoltavo, nel senso che ascoltavo televisione senza immagini, ho ascoltato per anni grazie a questa signora
questa simpatica signora un po' sordarella che abitava il piano di sotto di casa mia, e seppur la radio sappiamo bene non sia un video senza immagini, ma in realtà molto di più, e, un po' questo forse è stato il mio, diciamo, la mia spinta inconscia. Ecco, poi gli audiodocumentari dal basso sono forse poi diventati un po' il tuo marchio di fabbrica, quindi lavorare tra persone che magari non tutti i giorni stanno a contatto con telecamere o microfoni, e questo, non lo so, forse lo citavi anche nel terzo paesaggio, da cosa nasce? Forse nasce anche dall'entusiasmo di voler preservare anche il passato che non è entrato nella storia con la S maiuscola, o anche da altri motivi? Ma guarda, la domanda è complessa. Diciamo, la passione per l'audiodocumentario è nata nel momento in cui mi sono resa conto che volevo raccontare delle cose in maniera più approfondita. Quindi io ho iniziato poi a 22-23 anni a lavorare per un'agenzia che si occupava del quotidiano Amisnet, faceva informazione sociale, però la faceva, diciamo, sull'attualità. Ed era un'esperienza molto bella, ma che era limitata alla notizia del giorno, diciamo. E insieme ai ragazzi dell'agenzia abbiamo pensato che ci fosse la necessità di fare delle notizie più approfondite, proprio mentre stava spopolando un po', diciamo, la fruizione di notizie molto rapide. Avevamo voglia e bisogno di studiare le notizie più a fondo, e quindi abbiamo cominciato a fare dei lavori in cui studiavamo e ricercavamo per settimane, a volte mesi, e da lì sono nati i primi audio documentari. E quindi le storie poi ce ne sono ovunque intorno a noi, e quando è iniziato ad oggi ne ho raccontate insieme a tante persone, e tante. Però era nata un po' da questa voglia di provare ad andare un po' più nel profondo del progetto, di non fermarsi alla cronaca, alla vera cronaca, quando si raccontano le cose. Certo, ecco, proprio giustamente lo citavi, Amisnet, che è che era forse un progetto di produzione radiofonica, proprio partendo dal basso, è stato quello che più di tutto magari che ti ha insegnato e ti ha dato tante informazioni, tante cose da apprendere proprio su questo tipo di lavoro. Qual è nel corso dei tanti anni di esperienza con Amisnet la cosa che le cose che magari ti porti più dietro come insegnamenti, e forse ancora prima, come sei incappata in Amisnet? Allora, la storia fa un po' ridere, perché in realtà io non era un'agenzia che non conoscevo, che è nata nel 98 e piano piano è evoluta e si è sviluppata. L'ideatore principale è un uomo, secondo me, geniale, che mi ha insegnato tantissimo, si chiama Francesco Diasi, oggi vive a Bruxelles e lavora comunque sempre nel settore radiofonico. Però io in realtà questa agenzia non la conoscevo. Ti dicevo, sono tornata dal Portogallo e poi da altri viaggi con questa idea di iniziare a lavorare nel campo del giornalismo, e niente, ho cominciato a tirare giù un po' un elenco di agenzie medie, piccole, che esistevano a Roma, perché io vivo lì, e ho cominciato a girare con il mio motorino per portare curriculum. Però questo accadeva una cosa come il 16 d'agosto, penso. E quindi il giorno giusto. Esatto, ovviamente le agenzie, appunto, poi quelle che avevo selezionato, piccole agenzie, non è che pensavo di andare a Lanza, in quei giorni erano chiuse. E niente, avevo praticamente depennato tutte le agenzie dal mio elenco, fino a quando mi rendo conto di questo appunto in fondo a Amisnet, via Piazza di Sabeba, perché ai tempi era il quartiere africano, e non mi ricordavo neanche cosa fosse, l'avevo appuntato. E quindi niente, sono andata, e casualmente una collega, Monica, che ai tempi lavorava all'agenzia, era tornata a recuperare il suo portafoglio che si era dimenticato qualche giorno prima, e l'ho incontrata,
e abbiamo fatto due chiacchiere, sono stati simpatici e io ho chiesto di poter fare un tirocinio. Loro effettivamente da settembre cercavano qualcuno, avevano sempre tirocinanti e io poi da tirocinante. Però era proprio una cosa, perché era una, poi è diventata un'associazione oltre che agenzia, e sono diventata socia, segretaria, e per 10 anni sono stata con loro, ho fatto un sacco di strada molto lungo con loro, e così è nata la mia collaborazione con Amisnet. Però diciamo con loro è stato un processo messo dal basso, partecipativo, quindi insieme pensavamo dove andare, cosa fare, cosa ideare. Diciamo la genialità di Francesco Diaz è stata quella di immaginarsi nel 98 l'idea del podcast, quando nessuno sapeva neanche cosa fosse il podcast. Lui sì, si è immaginato proprio di fare una radio senza la radio, e lui ha visto il futuro, diciamo. E quindi con i primi strumentali facevamo questi servizi sempre più approfonditi, come ti dicevo, registrandoli e scaricandoli sul sito di Amisnet, rendendoli disponibili gratuitamente a tutti, e soprattutto a un circuito di radio comunitarie indipendenti di tutta Italia, erano una ventina, le quali potevano andare tranquillamente sul nostro sito, fare un download dei vari servizi e inserirli nei loro GR, nei loro programmi. E questo processo si è via via andato perfezionando, diciamo, e anche i nostri programmi si sono fatti sempre più approfonditi. Quindi io poi per anni mi sono occupata di immigrazione, facevo un programma settimanale di mezz'ora, però molto diciamo studiato, con interviste, servizi, eccetera, che è andato avanti per tanti anni. E poi insomma da lì sono occupata di ambiente, di tanto altro, un percorso lungo, e oggi lavoro in Rai a Radio 3. Ecco, proprio citavi in quest'ultimo tratto proprio le collaborazioni poi con la Radio Svizzera Italiana e con Radio Rai. Ci sono state poi precedentemente anche altre esperienze come Audio Doc e la cofondazione in altre parole. Però ecco, in particolare con Radio Rai e con RSI, come sono arrivate le prime collaborazioni, e quindi come sei riuscita ad entrare in contatto con queste piattaforme radiofoniche? Allora, in entrambi i casi attraverso, diciamo, Amisnet, il lavoro fatto ad Amisnet. Okay. Con la Rai, che è la collaborazione, diciamo, quella più sicuramente più intensa che ho e che ho tuttora, che ho avuto e che ho tuttora, è iniziata nel, se non sbaglio, nel 2011, sì, il primo lavoro che ho fatto per loro è stato nel 2011, perché Radio 3 ha uno spazio serale dedicato all'audiodocumentario e si chiama Tre Soldi, e loro spesso acquistano prodotti di giornalisti, audiodocumentaristi che non fanno parte della RAI, diciamo. Okay. E niente, praticamente avevo fatto per Amisnet, proprio in quel periodo in cui ti dicevo che mi occupavo di immigrazione, e avevo fatto un lavoro molto intenso in Tunisia insieme a una collega, Elise Melo, c'era stata in Tunisia la rivoluzione che aveva portato poi alla fine della dittatura di Ben Ali, e in quel periodo, non so se ricordate, ci fu un breve periodo di apertura delle frontiere. Okay. E allora molti migranti, molte persone migrarono verso Lampedusa, e ci fu questa cosa tremenda, per cui un numero ancora non si sa bene, diciamo, individuarlo, però un numero piuttosto alto di ragazzi si dispersero, nel senso che i genitori mai seppero se naufragarono, di fatto non arrivarono mai a Lampedusa, o se arrivarono non diedero mai notizie alle famiglie. E quindi si formò un comitato di genitori proprio per aprire un'indagine, per fare una ricerca su questi ragazzi, e noi seguimmo come giornaliste
questa cosa e ne facemmo un audio documentario. Fu il primo lavoro che Tre Soldi mandò in onda, appunto, nel 2011. E da allora in poi fu un lavoro che piacque alla redazione, rimasi in contatto con loro e negli anni successivi abbiamo avuto della collaborazione sempre più intensificata anche con gli altri programmi della radio e fino ad oggi, ecco. Ecco, perfetto. E prima di approdare al terzo paesaggio, proprio su questo filone, mi piacerebbe chiederti se cambia in qualche modo la procedura di lavoro quando lavori per la radio rispetto a quando magari produci audio documentari per il web. No, allora, rispetto al terzo paesaggio a cui fai riferimento tu, questo è un lavoro diverso dagli altri, la diversità non è data dal fatto che lo faccio per il web piuttosto che per la radio, okay, ma bensì dal fatto che il terzo paesaggio è un progetto multimediale, nel senso che è stato possibile realizzarlo grazie a un concorso che abbiamo vinto, che abbiamo presentato con un gruppo di audiodocumentaristi e di fotografi, e l'idea era quella di fare una piattaforma multimediale, cioè di lavorare, il tema era quello della guarigione popolare in Italia, quindi di lavorare sul tema facendo delle interviste audio, di questo ci saremmo occupati io e altri due audiodocumentaristi, e però lavorarci anche insieme a dei fotografi che avrebbero fatto degli scatti in loco durante le interviste, e avrebbero anche lavorato, diciamo, a un concept che andava oltre al mero reportage, diciamo, e insieme anche a un musicista che ha composto le musiche per l'audiodocumentario. Quindi, diciamo, era nata come idea già come un progetto di gruppo e che prevedeva appunto diverse letture, diversi codici per leggere questa storia. Quindi la differenza è data da questo fatto qua. Di solito invece quando faccio un audiodocumentario per, ad esempio, per Tre Soldi e per la Radio Svizzera, sono io, al massimo io con altre colleghe che fanno audiodocumentari, però è difficile, cioè non era mai capitato che ci affiancavamo a un linguaggio visivo come nel caso del terzo paesaggio, o che avessimo musicisti che proprio lavorassero sulle interviste che avevamo raccolto. Certo, ecco, quindi proprio arrivando al terzo paesaggio a questo punto direttamente, è molto interessante quindi capire magari come vi siete coordinati tra te, Andrea Cocco, Marco Stefanelli per le interviste, e proprio in realtà come anche dicevi, come vi siete poi amalgamati con anche i fotografi che sono Gabriele Lungarella, Cristina Panicali, Noemi De Franco e le musiche di Dario Coletta, cioè come quando siete partiti avevate già in mente un progetto di questo genere, quindi magari questo risultato, o l'insieme, quindi anche la multidisciplinarità di tutti questi professionisti in gioco ha poi col tempo anche cambiato il risultato finale? Allora, è andata così, era una ricerca che io avevo già iniziato in realtà, okay, e tant'è che avevo già realizzato due puntate radiofoniche che andarono in onda per Radio 3 per un altro format che adesso non c'è più, che si chiamava Passioni, e andava in onda la sabato e la domenica, e la lunghezza era di mezz'ora, e il montaggio che veniva sviluppato dalla redazione di Passioni era molto più lasco di un audiodocumentario, non c'erano molti, diciamo, fronzoli sonori, eccetera. E quindi io facevo un racconto un po' di quello che ero andata a ricercare, e poi venivano fatti degli stralci anche piuttosto lunghi delle interviste che avevo fatto. Quindi per una mia, diciamo, per un mio interesse personale, io ero andata appunto a conoscere alcuni guaritori e alcune guaritrici e avevo questo materiale. Quando è uscito il concorso Sabrina Sganda, che peraltro è un concorso indetto da una fondazione fiorentina, quindi forse lo conoscerai, per i giornalisti, ecco, quando è uscito questo concorso, il tema
di quest'anno, di quell'anno che era appunto un anno fa oramai, era quello, anzi 2 anni fa, era quello della salute declinata in diversi modi, e quindi io pensai di presentare i primi risultati della mia ricerca e di chiedere la possibilità di allargare la ricerca su questo tema. In questa fase ho pensato di coinvolgere anche altre persone, tra cui questi due miei carissimi amici e colleghi autori documentaristi, Andrea Koch e Marco Stefanelli. Per cui diciamo che la ricerca era già incanalata e io avevo già più o meno idea di quali fossero gli argomenti che volevo approfondire di più e andare a ricercare rispetto al materiale che già avevo. Poi chiaramente ogni autore si è mosso in maniera autonoma, quindi poi partendo da alcune suggestioni che potevo dare io, cioè dei libri o degli ascolti da fare di alcune cose che avevo già registrato, Andrea e Marco si sono mossi in maniera autonoma e hanno portato avanti le loro ricerche, scoprendo poi delle cose ovviamente che io non conoscevo, interessanti. Ugualmente fotografi, nel senso io li ho coinvolti, Gabriele Lungarella e Cristina Panicali sono stati coinvolti appunto in fase di realizzazione della domanda del progetto, e io gli ho dato chiaramente carta bianca, fidandomi molto del loro lavoro e della loro sensibilità, però dandogli delle indicazioni generali su quello che era l'oggetto della mia indagine. Ok, ecco, e nello specifico che strumenti avete usato per il podcast, comunque per l'intera serie e per le interviste, visto proprio che insomma in questo periodo è molto più facile trovare anche su internet giornalisti che forse vuoi anche per il minor costo rispetto a un servizio video o televisivo, è più facile magari trovare persone che si mettano e si imbarcano in un progetto di documentario o di investigazione usando l'audio. Quindi magari, non so, potrebbe essere anche interessante per chi ci ascolta sapere un po' che tipo di strumenti avete utilizzato voi. Ma guarda, in realtà gli strumenti utilizzati, ovviamente stai parlando della parte audio, no? Sì, non sì, della sì, parte fotografica. Gli strumenti utilizzati per l'audio sono molto semplici, nel senso che oramai i registratori digitali, come un semplice, per chi conosce un pochino, Tascam o Zoom, sono i più gettonati. Semplici microfoni che abbiano anche solo un'uscita per un'entrata per mettere un microfono esterno e delle buone cuffie sono più che sufficienti. Ecco, poi si mette un antivento quando si fanno le interviste in esterna, ma veramente poco più. Poi diciamo ci sono, come tu prima dicevi, io faccio parte di un'associazione che si chiama AudioDoc e che ha riunito per tanti anni audiodocumentaristi di tutta Italia, e lì ho incontrato molte persone molto più esperte di me sull'audio, tecnici dell'audio eccetera, che utilizzano anche altre strumentazioni perché hanno quel tipo di velleità lì, quando fanno un lavoro curano tantissimo l'aspetto tecnico. Io diciamo di formazione, anche come interesse, curo di più il contenuto, quindi mi aspetto dall'audio che sia sufficientemente buono da poter essere inteso senza nessun tipo di fatica, però poi la mia ricerca sul sonoro è più improntata al messaggio che voglio mandare, quindi magari faccio più una ricerca su le parole, le musiche a livello però di ritmi, di melodie, piuttosto che proprio sulla qualità dell'audio. E lì a volte però appunto mi sento di dover chiedere consigli a chi è molto più esperto di me e mi faccio aiutare, però diciamo come strumentazioni bastano quelle. Poi una scheda diciamo che sia molto capiente, perché la registrazione meno la fai compressa meglio è, quindi magari non registri in MP3 ma registri in formati un po' meno compressi,
E poi dopo c'è tutta la fase di montaggio che si può fare con qualsiasi programma di montaggio. Io personalmente uso Adobe Audition, ma un po' per pigrizia, perché ho iniziato con quello e cioè, quando ho iniziato a fare multitrack ho fatto quello e sono rimasta un po' là. Però insomma adesso ce ne sono tanti, anche scaricabili diciamo gratuitamente online, che sono comunque abbastanza buoni per chi vuole iniziare. Io penso che una cosa molto bella dell'audio è che chi vuole sperimentarsi lo può fare da solo senza fare particolari corsi eccetera, e poi approfondire, certo lo studio e la ricerca fanno sempre bene, però è una cosa che si può fare veramente, imparare anche come autodidatti, ecco. Ecco, invece più a livello forse umano, mi aveva molto colpito il fatto che non solo che un tema, anche con Andrea Cocco e Marco Stefanelli, le persone poi che magari non sono troppo spesso soggette a interviste o comunque a chiacchierate del genere, entrassero molto in maniera amichevole in discussione con voi, raccontandovi e facendovi e spiegandovi diverse cose, anche col microfono acceso. Ecco, come siete entrati in contatto con queste persone, e se sono state tutte, come sembra anche dal terzo paesaggio, molto schiette nel raccontarvi le cose che erano a conoscenza, e se invece magari avete trovato anche in alcuni casi delle persone più reticenti in questo? Beh, allora, nel caso del terzo paesaggio la questione è più delicata, perché il tema appunto era quello della medicina popolare, che è un tema molto scivoloso, perché può cadere facilmente in pensieri antiscientifici, o può sembrare una cosa da stregoni, nel senso diciamo attivo del termine, eccetera. In più le persone che mantengono questo tipo di saperi sono, diciamo, per regolamento interno loro costrette a non rivelare alcune cose, perché sono delle conoscenze che vengono passate da secoli per passaparola, e quindi alcune conoscenze non possono essere assolutamente divulgate pubblicamente. Quindi se si sa questo, si ha la giusta delicatezza di chiedere e saper dove, fino a dove si può arrivare a chiedere. Cioè, loro ad esempio curano delle formule che sussurrano e che sanno solo loro, e che magari gli sono state insegnate da passate, come dicono loro, un dono passato da un parente o da un altro curatore. Quelle formule non se le diranno mai, ma se hai un poco studiato l'argomento neanche tu gliele andrai a chiedere. Diciamo che allargando il discorso fuori dal terzo paesaggio, che è ancora più specifico e particolare, in generale io credo che quando si fa un'intervista a qualcuno bisogna avere la sensibilità, e qui lo sai meglio di me, me ne fai tante, di intanto diciamo la pazienza di conoscere il tema, il soggetto, quindi di fare degli studi e delle ricerche prima di fare un'intervista, in modo da mettere a proprio agio la persona che si ha di fronte. E poi la sensibilità di capire fino a dove si può arrivare, fino a dove si può chiedere. Io a volte forse sono anche troppo, posso essere considerata anche troppo timida di fronte a un interlocutore, ma ho sempre preferito creare una situazione, diciamo, di complicità tra me e la persona con cui parlo. La cosa più bella per me è quando la persona che intervisto decide di fare una domanda a me, cioè quando si incuriosisce di qualcosa, allora lì dico ok, si è creata una relazione interessante. E le interviste così a bruciapelo, tipo Striscia la Notizia, non mi sono mai interessate più di tanto, tant'è che io non ho mai fatto inchiesta, per dire, non è il mio settore. Quindi, rispondendo alla tua domanda, un po' divagato, ma penso conoscere, interessarsi, sapere prima di fare un'intervista chi si ha di fronte, se è possibile, studiare e avere soprattutto una grande sensibilità.
Sì, ecco, poi anche proprio entrando in relazione poi con l'intervistato, magari senza, giustamente come dicevi, senza farsi trasportare, però è comunque più facile poi riuscire a veramente capire e conoscerlo meglio. Invece magari a bruciapelo rimane sempre la scorza un po' della persona che magari cerca di prepararsi una risposta, o comunque molto più di circostanza. Ecco, e proprio sullo studio. Più o meno, se ci può essere, non so, una sorta di media, quanto lavoro preliminare c'è all'interno di un documentario che prepari? Quanto lavoro c'è preliminare? Sì, a se puoi dare a spanne tra libri che leggi, cose che guardi, cose che ti metti a studiare comunque prima di imbarcarti, diciamo, nella realizzazione del documentario. Guarda, ogni documentario che ho realizzato ha avuto un suo tempo di preparazione. Sono documentari che ho realizzato più velocemente, chiaramente altri, tipo il terzo paesaggio, è stata una ricerca molto lunga e una ricerca che continuo peraltro a portare avanti, diciamo, a livello di studio personale. Io la prima cosa che faccio di solito quando decido di raccontare anche una storia circoscritta, anche un fatto di cronaca, è quella di allargare la mia conoscenza e le mie curiosità leggendo molto, leggo molti, molti libri, magari li leggo, diciamo, come si può dire, diagonalmente, nel senso che ne prendo 15 in varie biblioteche e poi cerco, espulso un po' quello che mi interessa. Cioè, per esempio, un anno fa per la Radio Svizzera Italiana insieme a una collega Giulia Nucci abbiamo raccontato un fatto di cronaca circoscritto, che era quello del caso di una mandria di mucche in Liguria, la quale mandria si era ribellata, diciamo, al suo padrone ed era scappata da un allevamento e adesso da anni vagava per le colline liguri in maniera completamente selvaggia e anarchica. E niente, siamo andati a fare delle interviste agli abitanti di questa valle per capire un po' come si vive la presenza di questa nuova specie selvaggia, perché sono abituati là al selvatico, ai cinghiali, ai caprioli, ma non erano abituati alle mucche. Quindi ho fatto queste interviste qua e tu dirai, ok, racconti una cosa specifica, però in realtà io e Giulia per realizzare quel lavoro poi abbiamo fatto molta ricerca dal punto di vista antropologico, sociale e anche filosofico rispetto al confine tra il selvatico e il civilizzato, tra virgolette, diciamo. Quindi ogni lavoro, ogni storia poi apre le finestre che ti portano, almeno a me, portano a fare delle ricerche, degli studi che poi non per forza in maniera didascalica finiscono all'interno del lavoro, ma che io spero che mi portino poi a raccontare quella storia lì con un respiro più ampio che possa aprire anche a chi l'ascolta delle finestre di riflessione. Ecco, poi ovviamente lasceremo tutti i vari link per ritrovare i tuoi documentari anche online e poi poterti ascoltare. E poi un po' per concludere un po' lo studio che stiamo facendo un po' a ritroso, ecco, come di solito trovi una buona storia per un audiodocumentario? E ecco, se a volte è collegato con una tua passione, con una tua cosa che ti è saltata in mente, diciamo, qual è un po' l'iter che ti porta a trovare una storia che dici, ah, cavolo, potrebbe essere quella una cosa interessante? Allora, mi viene un po' da ridere perché c'è un mio amico e collega Andrea Cocco che abbiamo già nominato più volte in questa intervista, il quale dice che qualsiasi cosa ti accade nella tua vita personale quotidiana, poi ci fai un audiodocumentario sopra. E quindi è vero che, diciamo, quello che succede, ma penso sia anche un po' normale che succede nel mio quotidiano, mi porta poi a seguire dei filoni di ricerca. E per cui, per esempio, quando
ho delle bambine, ho anche lavorato molto sul tema dell'educazione, ho fatto dei lavori sulla scuola, quindi diciamo che un po' quello che mi succede tutti i giorni mi porta poi ad accendere delle lampadine, cioè parte tutto in realtà da delle curiosità mie, cioè un lavoro molto egocentrico se vogliamo, nel senso che non ho mai pensato nei termini, ok, questa sicuramente è una storia che può piacere al pubblico, non mi sono mai chiesta chi fossero gli interlocutori dei miei lavori, questa è pure una cosa un po' strana, quindi ho sempre avuto seguito delle mie passioni personali, curiosità personali, ho sempre voluto raccontarli con gli strumenti che mi piacevano di più, che erano quelli appunto dell'audio e del suono, e poi successivamente ho avuto dei feedback, però non positivi, negativi, di tutti i tipi. Non mi è mai successo di dover pensare, ok, racconto questa cosa perché potrebbe avere un certo tipo di riscontro. Ok, quindi insomma, più che a tavolino, diciamo, molto più basato su intuizioni o su cosa hai vissuto in quel momento. Ok. Sì, anche passioni personali, il lavoro sui guaritori popolari è nato proprio da una mia passione, che è quella per l'erboristeria, per esempio. Quindi io, diciamo, la praticavo ai tempi in cui ho fatto l'audio documentario, nel senso che partecipavo come studentessa a dei corsi di preparazioni erboristiche, e poi ho sempre ampliato gli studi e le ricerche fino ad arrivare lì dove sono arrivata con quel lavoro, quindi sempre da una spinta interna, potremmo dire. Ok. Ecco, andando pian piano a concludere, un po' le ultime domande che faccio di solito. La prima è se c'è una risorsa online o più di una che trovi utile nelle tue attività, magari per coordinarsi, per lavorare e montare via cellulare, o comunque, ecco, qualche applicazione o tool che usi di solito. No, beh, io faccio tantissimi ascolti, ascolto molto, quindi podcast, soprattutto, vabbè, podcast italiani. Stranieri, in particolare quest'anno ho ascoltato tantissimo Radio Ambulante, che è un podcast spagnolo, però è prodotto negli Stati Uniti, che racconta storie dell'America Latina, e poi ho ascoltato anche alcuni podcast francesi fatti molto bene, ultimamente è così, però ecco, mi piace tantissimo ascoltare, imparo tantissimo dal lavoro degli altri anche. Ecco, mi quindi piacerebbe che ci fossero no scusami dimmi dimmi ancora ancora più podcast, ma dico, mi piacerebbe che ce ne fossero ancora di più in lingua italiana, perché poi se fai un confronto con i podcast ad esempio in lingua francese o in lingua inglese, ma anche in lingua spagnola, secondo me siamo ancora indietro, potremmo fare ancora di più. Per quanto riguarda, parlando diciamo del mio settore, che è quello audio documentaristico. Ok. Ecco, per chi magari sta tornando quindi dalle ferie o che comunque si riprende e si mette a lavorare, hai qualche podcast consigliato? Quindi a questo punto non poteva mancare questa domanda, qualche podcast che consiglieresti, italiano o non, a parte quelli che hai citato? Allora, a parte Radio Ambulante, che veramente secondo me è uno dei format più belli, forse il più bello in circolazione, beh, anche ascoltare gli audiodocumentari che sono realizzati per il programma Laser della Radio Svizzera Italiana, sono tanta roba, insomma, negli anni hanno raccolto tantissime storie interessanti, quindi forse quello. E poi in realtà non sono tanti, se proprio parliamo dell'audiodocumentario, in Italia ci sta Tre soldi per Radio 3 e poco più, quindi invito più che altro a farne. Quindi chi è all'ascolto e vuole imbarcarsi, ben venga, assolutamente.
Assolutamente. E invece c'è stato magari un libro o più di un libro che ti ha ispirato o guidato nel tuo percorso? Oddio, che domanda difficile. Beh, ce ne sono stati tantissimi. Penso che tutti i libri che ho letto in qualche modo mi hanno aiutato a crescere un po'. Uno specifico no, io Sostiene Pereira è stato forse il primo libro che ho letto nel momento in cui ho pensato di cominciare a fare radio, però non so se c'è qualche tipo di collegamento tra le due cose. No, comunque sia, male che vada, uno si legge un bel libro, insomma, anche Sostiene Pereira. E poi andando proprio a concludere, per la prossima volta che ti verranno verruche e sciatica, come preferiresti farti curare? Sei stata. Questa domanda cattivella. No, se vuoi sapere se sono di parte, se sono, diciamo, la parte dei cosiddetti sciamani, che poi loro hanno odiato questo nome, perché nel lavoro che feci per passione il titolo che divenne dato dalla curatrice di quella trasmissione fu Sciamani d'Italia, che è una cosa che i miei intervistati odiarono molto. E non ti posso dire che da che parte sto, perché il mio approccio è Giusto. stato, nonostante io non sia un'antropologa, però è stato il più possibile vicino a un approccio antropologico. Quindi ho fatto una ricerca, ho raccontato delle cose e più che altro me le sono fatte raccontare, ho restituito questi racconti. E io invito le persone ad ascoltare senza nessun tipo di pregiudizio. Io veramente, quando nel corso di questo lavoro, ho avuto gran parte dei miei vicini, parenti, amici assolutamente contro, perché mi dicevano: "Ah, se tutti fossero come te adesso non avremmo neanche l'antibiotico, sono sicura che non hai neanche vaccinato le tue figlie", cosa che non è vera. Non sono assolutamente contro la scienza, ho vaccinato le mie figlie, se c'è bisogno un antibiotico si dà, chiaramente, ed è un progresso indiscutibile. Sono andata a raccontare un'altra cosa. Io penso che lì si parli di tradizione, nel senso veramente vero del termine, cioè di conoscenze che sono ancestrali, perché sono pre-cristiane, che sono arrivate fino a noi attraverso il passaparola. Per me era interessantissimo raccontare con la parola, con l'audio, questo tramando antichissimo. Mi sembrava una cosa molto affascinante, e il contenuto poi è quello che è, ognuno può dargli il significato che vuole. Certo, assolutamente. Ecco, prima di salutarti, dove possiamo venirti a trovare online per non perderci i prossimi progetti, i prossimi lavori, di Marzia? Ecco, allora, per ora questo sono un pochino indietro, nel senso che da anni ho una pagina gratuita proprio da Tirsia, che è marziacoronati.wordpress.com, se non sbaglio, esatto. E comunque se Sì, si dovrebbe essere digita sì. su Google Marzia Coronati, cartoline di suoni, esce fuori, ma sto lavorando, vi giuro, sto lavorando a un sito che pagherò e che quindi avrà sia un indirizzo più umano di nome, cognome, WordPress, eccetera, e sia, spero, un aspetto più curato. Ovviamente facendo audio sono assolutamente incapace di curare la parte visiva, ma ci proverò, perché poi mi piace moltissimo invece la fotografia, la adoro, ma non sono assolutamente in grado di mettere insieme due accostamenti decenti. Quindi però mi farò aiutare e verrà fuori, spero, una cosa carina. Ma andando per ora su questo blog trovate gran parte dei miei lavori. Sì, che poi confermo in marziacoronati.wordpress.com, poi lasceremo anche il link nelle note della puntata e Grazie. aspettiamo il nuovo sito, insomma, per assolutamente. Benissimo, quindi Lo grazie, spero. grazie mille Grazie per il tempo e ci sentiamo alla prossima. a te. Bene, grazie. Grazie a te e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Ciao Marzia.
Bene, siamo arrivati alla fine della 31esima puntata. Spero che abbiate trovato delle informazioni, degli spunti, delle ispirazioni magari dalla storia di Marzia Coronati. Come sempre trovate tutti i link, la trascrizione dei libri, degli strumenti citati sul nostro sito giornalistialmicrofono.it. Per il resto ci sentiamo su Telegram, sia sul canale, sia in privato. Se volete contattarmi mi fa un gran piacere, telegram.me/Francesco Guidotti. E andando a concludere, un ringraziamento a Kevin MacLeod e Free Sound per il sound design di questa puntata, un grazie speciale a te che sei arrivato sino a questo punto, ti auguro un buon fine settimana e come sempre ci sentiamo giovedì prossimo con la 32esima puntata di Giornalisti al Microfono.